ma meno male sempre lì, perché lo spread indica quanto è rischioso investire sul debito di un paese, quindi quanto è possibile che quel paese fallisca, più alta la possibilità che un paese fallisca, più alto lo spread. E quindi oggi lo spread italiano è a quei livelli, è quello greco, è 5 volte grosso modo quello italiano, perché appunto c'è la possibilità di fallimento uguale a qualche giorno fa. Bisogna vedere il governo Monti cosa proporrà. Quindi diciamo, non è una questione di quel governo, è questione che l'Italia è un paese. Cioè, diciamo che è proprio l'affidabilità del governo che l'Italia. No, l'affidabilità, la fiducia. No, non c'è più niente il governo, è il sistema paese che deve essere affidabile. E noi siamo un sistema paese non affidabile, perché abbiamo, no, non c'è niente il governo. Noi abbiamo un debito pubblico troppo alto, e ce l'abbiamo da qualche decennio. Nulla ha fatto il governo uscente, nel senso il governo uscente, il debito pubblico diciamo dal 2001-2011, salendo e scendendo, è rimasto sostanzialmente invariato. Il debito pubblico esplode negli anni 80, dall'80 al 95 ha avuto la curva massima, e noi abbiamo avuto un debito pubblico troppo alto, una crescita troppo bassa, rischiamo di essere insolventi, nel senso che rischiamo di non riuscire a pagare interessi sul debito, e questo prescinde da Berlusconi, prescinde da Monti, il problema è cosa si fa per ridurre il debito pubblico per far ripartire la crescita, il problema è solo quello lì, ma è il sistema paese a essere debole, cioè se chiunque ci sia al governo oggi ha 1.900 circa miliardi di euro di debito pubblico.